catapultiamo subito a Rosario, in Argentina, dove siamo al 28 di gennaio. Abbiamo ancora una partita da giocare e poi avremo l'ultima ora di mercato, che io chiamo sempre ultima ora, ma in realtà sono le ultime 10 ore di mercato. E dopodiché noi avremo ancora 5 partite, quindi dopo quella di gennaio in tutto sono 6. E apparentemente si ferma tutto, ma rispetto alla prima stagione qua il calendario verrà riempito dalla Coppa Libertadores, quindi quello sarà secondo me il momento chiave di questa carriera, dopo aver fatto un primo anno icebreaker e un secondo anno invece abbastanza difficile finora, con risultati altalenanti, mercato eccetera. Avremo la Libertadores, poi arriverà Messi a zero, quindi poi la terza stagione sarà bella bella importante. Quindi cerchiamo di andare un po' veloci, perché chiaramente la voglia di vedere il ritorno in Argentina di Messi con numero 10 è un, diciamo, un'ansia che si taglia con un grissino. Cosa ci manca da fare? Avevamo venduto Girotti e per il momento in attacco abbiamo solo Reasco. Stavamo discutendo la volta scorsa se fosse meglio creare già un 4-3-3 col falso 9, dove ovviamente il falso 9 lo farà Messi dalla prossima stagione, metterci per quest'anno Campbell e quindi in realtà andare a investire magari su un'ala forte. Però io ho deciso che no, ci ho pensato su e preferisco prendere una punta. Non sarebbe male, per il realismo, prendere una punta in prestito e poi dopo, quando arriverà Messi e avremo il mercato da fare in 2 mesi, luglio-agosto, con più budget, allora lì avremo modo e avremo anche i fondi per poter gestire un cambio di modulo. Secondo me ora andare a rovistare nel modulo in un momento comunque delicato della stagione, con la Libertadores alle porte, secondo me non è il momento giusto. Conviene prendere un attaccante che ci aiuti a segnare, ci aiuti a fare bene quest'anno, e poi dopo, quando arriverà Messi, faremo le nostre valutazioni con più calma. Di Maria zero no, perché Di Maria era del Rosario Central, che è proprio la squadra rivale dei Newell's, quindi lui no. Vi faccio vedere gli attaccanti che ho. Tanto ogni volta che vedo Messi con il tic, con abbiamo aggiunto un accordo per il precontratto con Lionel Messi, cioè ogni volta che lo vedo dico: com'è possibile, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro si è accorciato l'ingaggio, si è dimezzato l'ingaggio, quindi è stato generoso in questo, magnanimo. E allora noi qua abbiamo nella mercato, e qua vi metto anche le facce da vedere. Allora, nell'hub ho messo Alvarez Martinez, che però è appena andato al Lanús. Ho iniziato a seguire Sebastian Ferreira, perché è del Paraguay Houston Dynamo, mi ispira, perché essendo dell'MLS l'avranno curato nei minimi dettagli con 3 caratteristiche chiave, quindi non so se arriverà più che altro un resoconto del suo valore, però non sarebbe male. Se no, Luna Diale, che ho messo solo per il nome, quindi in realtà una motivazione un po' debole, no? Per poter comprare un giocatore, però a volte ha funzionato. Franco Fagundez, Spinelli, abbiamo Diego Valencia, che non è assolutamente male, cileno dell'Universidad Cattolica, Badaloni, però sono tutti 73, secondo me qua bisogna puntare a qualcuno un po' più in alto. Non è male Luis Vasquez, che dopo un primo anno al Boca, probabilmente in panchina, adesso 75, inizia a crescere, noi potremmo dire al Boca Juniors dallo a noi, visto che tu hai comunque Benedetto, hai comunque una rosa con più giocatori, noi gli daremmo la titolarità in mezzo all'attacco, cresce da noi e poi dopo o lo riscattiamo o lo ridiamo indietro. Quindi Vasquez mi sembra un bel colpo, e perché altrimenti si andrebbe sempre su nomi di giocatori un po' più in là con gli anni, e ultimamente ne abbiamo presi già un po' sulla trentina, quindi io andrei su giocatori giovani questa volta. Anche per esempio prendere Icardi quando sta per arrivare Messi è un po' troppo, cioè l'unico un po' più senior che approverei è Di Nenno, però altrimenti mi piacerebbe andare su qualche giovane. Avevamo Lopez, che secondo me costa troppo, e non è male Di Iorio, però l'ho scoperto solo oggi cercando qualche nome in più, e quindi probabilmente non arriveranno resoconti, però lui era interessante. Che come vai a trovare un giocatore argentino nell'Everton de Viña del Mar? Quindi tra questi nomi Satriano ha un ingaggio elevatissimo e non ha senso per un 74, però ha senso prenderlo in prestito. Copetti, boh, io direi che migliore mi sembra Vasquez, se no
si può fare l'investimento su Valencia, che dovrebbe avere una crescita abbastanza rapida. E a me piaceva molto Arezzo, sempre detto che trovo che per faccia e per esagono caratteristiche sia molto forte. Se volete, a parte che ha una clausola bassissima e quindi si può fare anche il colpaccio di prenderlo con la clausola, però se diciamo che prenderlo dal Granada non è molto realistico, allora si può dire va bene, lo prendiamo in prestito con diritto di riscatto. Secondo me dipende tutto da se Vasquez accetta il prestito, quindi inizierei a offrirgli il prestito. E infatti non sono interessati al prestito, quindi vedete che già il discorso più o meno si conclude, perché comprarlo per poi l'anno prossimo fare il falso 9 non ha troppo senso. Allora io farei una cosa: prendo Spinelli, però cerco di pagarlo poco e di inserirci come contropartita Bravo, che è vero che ha 21 anni ed è una follia, e infatti mi sono già risposto, è una follia. Ali, vediamo se posso dargli qualche ala di merda. No, in realtà abbiamo tutti giocatori abbastanza validi, cioè la follia potrebbe essere dargli Balzi, che non ce ne facciamo una mazza. Avanza. Voglio uno Sforza più 3. Sono completamente impazziti. Io per Spinelli non vado gli oltre 4.5. Tempo diranno di nuovo, affanculo. Inaccettabile. Ma sono impazziti? Allora, tratta Spinelli. Qua andiamo a litigare. 4.5 e potrei ripensarci. Ok, vai a cagare. Vi dirò, ragazzi, se, siccome i prestiti quest'anno non esistono in sto gioco, con Di Nenno in scadenza, con lo stipendio basso, forse ci sta. Con 84 Di Nenno è Di Nenno, Adesso giochiamo, aspettiamo che la cosa si prenda il tempo di depositarsi e poi andiamo. Gioca, dai, giochiamo col Defensa e Justicia. Intanto, vedendo anche... Intanto, a parte che adesso vedremo un gol loro. Fuorigioco, bravissimo a tenerlo in fuorigioco il nostro difensore. Comunque questi giocano di contropiede, quindi questa è la prima cosa. Però poi c'è un altro fattore, cerchiamo di capire in base a come si muove la squadra che giocatore potrebbe essere quello che fa il caso nostro. Contropiede, ora tocca a noi contropiede, Solari, il tiro, curato Castro. Partono loro, questo è molto cambi di fronte, contropiede da una parte e dall'altra è tosta. Aude, cross, Solari! Mamma mia, sarebbe stata una rovesciata bellissima poi, non normale, proprio bella. Reasco, il destro, palla fuori di poco, bravo Reasco, arrivano gli applausi, Belmonte. Castro. Para il portiere, sto facendo fatica a superare anche quella parte lì, diciamo al limite dell'area, entrare in area e tirare da più vicino. Sto facendo fatica a fare quell'ultimo pezzo. E andranno avanti così finché non segneranno, ragazzi. Per cui armiamoci di santa pazienza. Io sto difendendo divinamente, notate. Ma quando devono. Dovevano proprio. Però ho difeso perfettamente. Non è bastato, perché nulla può bastare. Però ho difeso molto bene. Allora, fuori Reasco, poi Campbell punta. Mettiamo Gonzalez che è rapido. Palla fuori, dai. Ho sbagliato io. Però forse è meglio, dai, che segnino e che la facciamo finita per sta partita. Cioè, io purtroppo sono in questa condizione qua, anche un po' di bassa fiducia, no? Cioè... Per me quando è 1-0 per me è finita la partita. Cioè purtroppo quest'anno è così. Quando gli avversari segnano sai già che è finita. Al massimo pareggi. E questo segnala un problema secondo me gigante in generale del gioco, ma anche nostro. Cioè non abbiamo un giocatore che ci fa tanti gol quest'anno. L'unico che avevamo era Girotti, l'abbiamo venduto. Secondo me questo ci dà un'indicazione anche che ci serve un attaccante veramente forte davanti. Non ci credo. Cioè avete visto che stop ha fatto? Era palla per Solari perfetta. Cioè va detto, Campbell è proprio scarso. Campbell è proprio scarso. Fischio finale. Stop alle trattative per Perez, che niente, non se ne va. Campionato siamo 15esimi. Cerchiamo di arrivare in Coppa Sudamericana. Diamogli sto regalo a Messi, che almeno non gioca a Libertadores, ma gioca una Coppa Seria. E non solo 10 partite di campionato. Noi andiamo a comprare un attaccante. Io a questo punto opterei per un giocatore che ci dia fiducia, perché abbiamo visto proprio che siamo a corto di un attaccante. Quindi faremo qualche tentativo. E non mi ispira molto Caio Jorge in Argentina. Simeone è andato al Feyenoord.
Feyenoord ci può stare come mossa, quindi la rispetto. O andiamo su questo Sebastian Ferreira che mi ispirava. Se no, prestito Satriano, acquisto Di Nenno. Sondaggio di 2 minuti, qua vi faccio riflettere un po'. Perché, allora, Di Nenno è l'unica eccezione che faccio per un giocatore un po' più anzianotto, perché l'idea iniziale era di prendere giocatori giovani e quindi sono tutti sui 23, massimo 24 anni. L'unico che, cioè Satriano 21, figuriamoci, l'unico è Di Nenno 28, che comunque non sono 35, cioè 28 non dico a metà carriera, però può fare 2 anni al top, in realtà è molto valido. E Di Nenno è l'unica eccezione perché è in scadenza, al Betis secondo me non è titolare, e è argentino, aveva giocato tanto in Messico, secondo me lui è un giocatore che si può prendere, perché in realtà beh, l'abbiamo sempre desiderato. L'anno scorso era fortissimo, ve lo ricordate? Cioè, Satriano in prestito è la cosa migliore. Cioè, io ho paura che poi alla fine con Di Nenno andiamo un po' a rompere tutto. Proviamo a vedere Ferreira quanto è di overall. Non sarà tanto di overall, però, no, vabbè, potrebbe aver tanto. Iniziamo da Ferreira, sono d'accordo. Lo iniziamo a testare per vedere anche eventualmente l'esagono. È che uno dice, vabbè, allora prendi Di Nenno. Tempo. Qualcun altro, dai, bisogna testarli tutti, ragazzi. Bisogna fare un lavoro un po' tosto, perché poi molti giocatori non abbiamo neanche i resoconti, quindi è un macello. Provo a offrire 8 milioni a Di Nenno, vado molto aggressivo. Ok, rimuovi clausola e vado a 9. Lo so che voi dite, ma cazzo, 10.6 più la clausola, vinciamo noi, vedete? Vinciamo noi. Stronzi. 9.5 per Di Nenno. Cioè, vedi, si bloccano sul 9. Cioè, costava 6, tempo. Sono degli stronzi. Gondou, 2 partite e 75. Quindi vale la pena provare. Tempo. Sono degli infami. Ma perché io voglio, cioè, siccome c'è tanta scelta, voglio capire anche che giocatore è motivato per venire. Tipo, qua la clausa io la potrei pure lasciare. Però no, qua ci si comporta come con gli altri. Proviamo così. Ma per il momento sono in 5, di cui 3 hanno bisogno di tempo. Capito? Devono fare le loro importanti riflessioni. No, c'è il prestito di Satriano, no. Però secondo me con Satriano si può arrivare a una cifra interessante. Ecco, infatti. Ok, alla luce di tutto ciò. Satriano 6,5. Di Nenno 9,5. Badaloni 5,8. Gondou 6,2. Però 21 anni, Valencia costa troppo. Ferreira bisogna capire quanto è di overall. Allora, Diego Valencia... tratto. Senti. Tienito. Vedete, così si scremano. Il primo andato. Badaloni ha un buon rapporto qualità-prezzo. Ferreira, ecco, devo capire una cosa. È che magari è molto forte, in realtà gli sto offrendo poco. 12. Senti. Deve essere almeno un 78. Gondou, ragazzi, però secondo me sale molto in fretta. Infatti sto pensando che potrebbe essere una buona mossa. Va bene. Il primo che potrebbe saltare. Mi chiede importante, è buono. Mi chiede 5 anni. Si sta impegnando, va bene. Ignora la clausola, qua andava messa. Offerta, e qua non più di 15.000 di stipendio. Però ti posso dare anche, guarda, 300.000 di bonus ingaggio. Sono rimasti 4. Badaloni, Di Nenno, Gondou, Ferreira. Allora, io adesso vado su Ferreira perché sono curioso. 4 anni va bene. Clausola rescissoria te la metti in quel posto. Ora voglio... sono proprio curioso. Allora, guarda. 17 perché siamo in un periodo dove ci serve il bomber. Però, occhio. Allora, lui accetta. Adesso io guardo l'esagono. 75. Beh, ma un po' caro, Cioè, se si considera che lo pagheremmo 13 milioni, quando Gondou ne costa 6, è un po' caro. Cioè, secondo me costa troppo rispetto agli altri. Secondo me ce ne pentiremo, però non lo scopriremo mai perché non lo utilizzeremo mai. Per esempio, freddezza quanto c'ha sto ragazzo? 66. Di Nenno, 71. Badaloni, 59. Andiamo su Di Nenno. Perché è spinoso, Di Nenno. È spinoso perché io gli offro cruciale, perché qua c'è un altro comunque rapporto. 3 anni gli sali il tiro su a 4. La clausola a me va bene. Te la metto a 20, ok? Allora, però qua Di Nenno, qua mi devi però fare un grande favore. Cioè, ti do anche 500.000, però devi abbassarti lo stip. Allora, lui mi fa, prendo 15.5 invece di 27.000. Però io ti faccio 15 gol e tu mi dai un bonus. Mi piace questo atteggiamento di Di Nenno. Alziamo i gol a 25, sono d'accordo.
perfetto. Però è proprio lui è proprio il DNA da bomber puro. Io non so se è realismo, sinceramente, con Di Nenno, perché un po' mi viene questo timore. È l'unica cosa è il realismo, esatto. Per cui io vado un secondo a controllare gli altri due, perché qua mi sta venendo una voglia matta di Gondou. 5 anni, accetta, ignora clausola. Io qua ti posso dare anche 10.000, 200.000 di bonus ingaggio. Ok, 2 mosse abilità, 3 piede debole. C'ha un esagono un po'... Vira verso l'attacco, però è un po'... Fisico c'è, rischio che sia un po' lento. Forse è un po' un tronco. Però mostra ottimo potenziale. È torre questo. Lo si allena attaccante mobile, sale un po' in velocità. Perché, oddio, dribbling 70 non è male. È uno scamacca che ci ha creduto di meno. Bellissimo, sono d'accordo. Troncou, orrendou. Ma questo sale come niente fosse. Me l'avete bocciato. Va bene, Bada, dentro. L'ultimo. Veramente proprio è rimasto lui. Cioè, tutti gli altri sono entrati, sono usciti. A un certo punto lui è l'ultimo nella sala. Quindi ha preso me e io non ancora. Qua, guarda, io gli abbasso pure lo stipendio. Voglio fare il monello. Accetta così, ve lo dico io. Va benissimo. Esagono è simile. In realtà sono molto simili. Piace un po' di più forse per il nome, molto italianeggiante, però l'esagono è identico. Come skill sono identici, ha un po' meno potenziale di crescita ed è più lento. Cioè, in realtà non capisco perché l'unica cosa che lui ha è che è più forte ed è più animale d'area. Però anche qua 17 settimane per salire. Che cazzo è 17 settimane per salire? Troncoloni. Alla luce di questo sondaggione mattissimo, Codino, Di Nenno, Gondou. Che cazzo di sondaggio è? Un minuto di sondaggio. Mi sembrava giusto quasi con tutto, però 13 milioni è tanto. Di Nenno ha accettato uno stipendio basso ed era in scadenza. Gondou però ha un potenziale per cui può salire in fretta. Badaloni dei tre l'ho scartato, quindi non c'è più nel sondaggio. Ha vinto il Codino. Siamo senza attaccanti, siamo disperati, siamo in zona retrocessione. Prendiamoci Di Nenno, che almeno i gol cazzo ce li farà. Dentro Di Nenno. Poi l'anno prossimo avremo tutto il tempo per pensare ai giovani. Magari Di Nenno se ne andrà pure via. Attaccante mobile, via. Siamo a posto, adesso finiamo queste ore e voglio andare a giocarmi le ultime partite di campionato con davanti uno che è un toro. Qua arriva un'offerta di prestito dal Cadice per Bravo, che è il nostro attaccante. Sì, perché voglio vedere se sale. Vasquez al Granada, realismo, e così si conclude tutto e siamo tutti felici.